Ma ciao tesori miei, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Allora, benvenuti in un video che in realtà non sapevo nemmeno che avrei mai fatto uscire, non sapevo che avrei manco mai registrato. Allora, premessa, stavo registrando il video che voi avete visto un pochino di giorni fa, il video sul fatto di Zoe bilingue, quindi lo trovate nel canale, è quel video dove appunto facevo vedere che Zoe parla sia in italiano che in inglese, quindi le dicevo delle cose sia in italiano che in inglese, lei compiva magari quelle azioni sia in italiano che in inglese, poi vabbè io stavo stanchissima quel giorno quindi mi sono sbagliata anche a dire delle cose in inglese, ma vabbè lasciamo perdere, però fatto sta, era comunque più un video ricordo, soprattutto perché lei comunque essendo ancora piccolina, insomma, parla un po' male, ecco, anche in italiano ed è molto dolce da comunque tenerlo come ricordo, e quindi quel video è lì. Ma c'è una clip che non vi ho inserito, che però non ho voluto farlo perché onestamente volevo dedicarci, cioè quando è successo io ero tipo che, e quindi ho preferito dargli a questa cosa che è successa appunto il giusto spazio. Era da un po' di tempo in realtà che mi capitavano video su TikTok o su anche YouTube di altre mamme che per esempio chiedono ai loro figli di cose di vita passata, tipo chi era la tua mamma prima, cos'eri prima di arrivare nella mia pancia, prima di essere nata e bla bla bla. Here's proof that kids can remember their past lives. You were my daddy? Yeah. Why did you die? How did you die? Because remember that a little kid tried to put fire on a house. Ovviamente non mi sono potuta spingere troppo in là con le domande perché Zoe, essendo piccolina, non mi capirebbe nemmeno. Zoe ha 3 anni, quindi non era possibile proprio fare domande più complesse. Però onestamente non so nemmeno perché mi sia venuto in mente di fargli una domanda del genere, ma appunto perché l'avevo visto, ho detto: ma ok, stiamo chiacchierando, stiamo parlando tra di noi, ma sai che c'è, provo a farle questa domanda. E ne è uscito tutto questo, quindi vi lascio subito le clip. Scusate il rumore di sottofondo, è Milena. Io scioccata e mi sono commossa perché onestamente da mamma sapere che mentre, cioè perché quando una donna è incinta no, prova tante sensazioni e si domanda effettivamente se quella mano che posa sul pancino potrebbe sentirlo il bimbo o la bimba, e il fatto di avere tipo una conferma in questo è meraviglioso. Quindi vi lascio al video. One day monkey top on the bed. Ok, One day sapete che voglio provare una cosa? mom. Zoe, Zoe, listen to me, listen to me. Tu ti ricordi per caso quando eri nella mia pancia? Do you remember? E che ricordi? Che vedevi nella pancia di mamma? Cosa? Io no. Apri botta. Apri botta. In che senso apri porta? Cioè? Chiudi. Nella mia pancia? Tu chiudi porta mia. Mentre eri nella pancia? Ah, ti sentivi chiusa nella pancia? E che cosa sentivi quando eri nella mia pancia? È buio, pancia tua. Era buio! Sì. Venavo. È luce. È accesa. Posso andare? Senti, ma sentivi che parlavo quando eri nella mia pancia? Mi sentivi? Sì, E che io cosa ti dicevo? muovo. Tu ti muovevi. Quindi quando mamma ti parlava, tu ti muovevi? Ok. E scusa, tu sentivi che ti toccavo con le mani mentre eri nella mia pancia? Ah, ok. E come ci sei arrivata nella mia pancia? Io non sali, io non faccio pancia morta, Come? io non dentro pancia. A te non ti piaceva stare dentro la pancia? No, No, perché? io esco fuori pancia tua. Ah, ok. E perché era brutto dentro o era bello? Sì. Perché? E non bevi?
Ho caldo nella pancia. Avevi caldo nella mia pancia? Ok. Ma tu sentivi? Sì. Ah. Io già l'ho sentito, è andato via. Ah, ti è andato via il rossetto? Aspetta, te lo rimetto. Tieni, usa questo se vuoi. No, no. No? E dove? Senti, ascoltami. Ma quando io toccavo la mia pancia, tu lo sentivi quindi? Quando? Zoe, ascoltami. Ma io sono sempre stata io la tua mamma? Sempre io? No. E prima di me chi c'era? Magari un'altra vita. Eh? E niente tesori miei, come avete visto questo è successo, è stato incredibile, veramente uno dei momenti più commoventi della mia vita, onestamente proprio. Non so effettivamente se è reale oppure no, se ha risposto a caso e per caso le risposte hanno senso, non ne ho idea, probabilmente non lo sapremo mai. Quello che so però è che è stato veramente un momento bellissimo per me, è stata come una conferma, non lo so, anche perché io penso che, non so, donne incinte o mamme, fatemi sapere se è una cosa che avete provato, ma finché il bambino non viene alla luce, tu lo puoi vedere soltanto tipo in 3D o comunque nelle varie cose, no? Quelle lì con i dottori, eccetera, eccetera. Ma effettivamente non puoi toccare con mano quello che ti sta succedendo, quindi vedi il tuo corpo che cambia, sicuramente senti i calcetti, queste cose, è vero, però non hai un vero e proprio modo per toccare con mano, no? Quindi questa cosa è come se, non lo so, la me incinta, se avesse sentito tutto questo, non avrebbe ancora smesso di piangere, probabilmente, non lo so. È qualcosa che va oltre. Dicono oltretutto che è breve la fase dove il bambino può ancora ricordarsela questa cosa, quindi non so adesso, ma sicuramente più aspetti, meno possibilità hai che si ricordi. Se uno dovesse credere nella vita precedente, quindi di avere più vite, ecco, di aver avuto più vite, questo è uno di quei momenti dove potrei effettivamente farle ancora qualche domanda in merito, però è molto difficile che si ricordi, è molto difficile, insomma, poi c'è chi ci crede, c'è chi non ci crede, però insomma mi piacerebbe farle altre domande, quindi nel caso scrivetemi qua sotto nei commenti quali altre domande potremmo farle. E ripeto, io sono rimasta molto scioccata e emozionata da tutto questo, tanto che poi sono volata da Milena e ho detto oddio guarda che è successo, cioè è stato pazzesco. E niente tesori miei, io quindi vi lascio al prossimo video, ore 14:30, sempre qui, sempre su questo canale, e davvero è stato troppo emozionante. E PS, se i vostri figli hanno mai fatto una cosa del genere, quindi raccontato o di una vita precedente o appunto loro nella pancia o anche cose strane, fatemelo sapere, anche perché mi sa che noi qui abbiamo un piccolo problemino amico immaginario, quindi non vorrei che qui stessero succedendo delle cose quantomeno strane, quindi non lo so, nel caso ve ne parlerò in un altro video. Detto questo, noi come sempre appunto, come vi dicevo, ci vediamo domani ore 14:30, sempre qui, sempre su questo canale. Love you. So catch me if I fall.